young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. L'estate amaranto tra rivoluzioni annunciate e mai realizzate è una ripartenza ricca di novità. Il Livorno aveva salutato i suoi tifosi in quel di Reggio Emilia nel play-off con la Reggiana, che per un niente non aveva regalato le Final Four di Firenze che hanno promosso poi il Parma. Spinelli sin dai giorni successivi sembra poter concludere la cessione del club, ma il gruppo inglese, che ha in primo Salvi l'intermediario, mette in scena una pagliacciata unica e rinuncia con motivazioni ridicole. Intanto i tifosi labronici regalano un abbraccio unico a Davide Nicola, l'ex tecnico amaranto protagonista dell'ultima promozione in Serie A, nel suo tour in bici da Crotone a Torino, fa tappa a Livorno, regalando emozioni e saluti struggenti. La famiglia Spinelli si prepara ad impostare la nuova stagione a scartamento ridotto. Un incontro in Liguria con i tifosi amaranto apre però uno scenario nuovo. C'è la possibilità di un rasserenamento degli animi e una tregua nella contestazione. E contemporaneamente viene annunciato l'ingresso di un gruppo che curerà la gestione tecnica della squadra. Si tratta della famiglia Pecini, nota al mondo del calcio per interessi e attività in varie società, tra cui la Sampdoria. Pecini prende in mano le redini, nomina Facci direttore sportivo, che a sua volta sceglie Andrea Sottil come allenatore. Nelle stesse ore c'è la conferma di Igor Protti come club manager e l'addio a Paolo Armenia. La presentazione del nuovo corso all'Hotel Palazzo regala ottime impressioni e molte speranze. Il Livorno parte per il ritiro di Salso Maggiore, dove ad attenderlo c'è la struttura del gruppo Wappala di Mirko Peiani, sempre più attivo al fianco degli Amaranto. Tanto attivo da giocare un ruolo fondamentale anche nel rinnovo di Luca Mazzoni, che firma e raggiunge i compagni. La squadra lavora bene, gioca le sue prime amichevoli e accoglie diversi nuovi arrivi che vanno a puntellare un gruppo già solido. Ecco così Pedrelli, Dumbia, Blondet, elementi di valore e di categoria. Lo sfortunato vantaggiato, proprio nel momento in cui sembra tornare ad un livello di forma dignitoso, subisce un grave infortunio al volto e viene operato. Perderà una quarantina di giorni. Just a young girl with a quick fuse. I was up. Il Livorno intanto fa il suo primo incontro stagionale con la città. Lo scenario è quello di Effetto Venezia. Gli Amaranto visitano il quartiere storico, cenano in mezzo alla gente e vengono presentati sul palco centrale della kermesse estiva. A fine luglio esordio in Coppa Italia contro il Feralpi Salò dell'ex applauditissimo Ramos Emerson. Il Livorno non riesce a segnare, ma vince ai calci di rigore grazie all'ennesima prodezza di Mazzoni. Nei primi caldissimi giorni di agosto conosciamo da vicino anche il nuovo progetto di marketing e promozione del Livorno, pensato da Maurizio Laudicino. Tante idee e tanti progetti di assoluto interesse, la bella iniziativa di scrivere all'interno delle nuove maglie la famosa frase di Pier Mario Morosini, pronunciata nel drammatico pomeriggio di Pescara. L'impietosa legge del calcio qualche giorno dopo regala una batosta in Coppa Italia contro il Carpi che fa riflettere tutto l'ambiente. Un 4-0 pesante che dice a tutti che il cammino da fare è lungo e tortuoso. La presentazione ufficiale dei quattro nuovi acquisti viene fatta poco prima di Ferragosto alla Renault Class. Intanto la campagna abbonamenti procede con buoni riscontri. È chiaro però che il mercato deve dare una mano a rinfocolare la passione.
Dopo Ferragosto la squadra si regala due belle feste insieme ai tifosi, prima al Parco del Levante e poi con i ragazzi della Curva Nord allo stadio. Il clima è quello giusto, anche se il mercato non regala grandi operazioni. Si sogna diamanti e ci si rammarica per alcuni giocatori che vorrebbero cambiare aria. Intanto però è già tempo di scendere in campo e l'Overture è vincente, anche se con un po' di patema d'animo. Questi tre punti con il Gavorrano per il Livorno valgono oro, soprattutto per un motivo, perché consentono di vivere in tranquillità e con fiducia gli ultimi quattro giorni di mercato e perché accompagnano un gruppo con diversi giocatori scontenti e con la testa altrove fino alla risoluzione di ogni questione, alla definizione del nucleo dei giocatori che dovrà remare dalla stessa parte fino a gennaio. Detto questo, ci sono alcune valutazioni oggettive da fare. Il primo tempo è stato segnato da episodi. Il salvataggio di Pedrelli a porta sguarnita, l'errore di Mazzoni che determina il vantaggio della squadra di Bonuccelli, il rigore nettissimo non dato per il fallo su Dumbia e il salvataggio di Mazzoni con il piedone che ha evitato il 2-0 che poteva risultare irrimediabile. Nella ripresa gli Amaranto hanno cambiato marcia e atteggiamento, schiacciando gli avversari e trovando pareggio e gol della vittoria nella parte finale, dopo aver durato un bel po' di fatica. Dal punto di vista tecnico abbiamo potuto ammirare un Ivan Pedrelli super e qualche buon spunto di Dumbia. Per il resto, idee offuscate, gambe imballate e un po' di problemini nel digerire il 4-2-3-1 voluto da Mister Sottil. Un modulo che espone spesso la squadra a sbilanciamenti offensivi molto molto rischiosi, soprattutto se dovessero verificarsi con squadre più attrezzate e talentuose.
Un'altra rete subita in maniera rocambolesca, almeno 10 palle gol nitide che per un motivo o per l'altro non vengono concretizzate, il pareggio nel finale quando il tempo disponibile per cercare la vittoria è ormai esiguo e poi il tifo e l'affetto dei tifosi, spettacolo nello spettacolo. Sono questi gli elementi su cui ragionare, emersi dalla sfida del Livorno con il Prato. Va premesso che il pari non può essere considerato un risultato positivo, ma è anche vero che per il modo in cui è arrivato le preoccupazioni sono limitate. Il Livorno adesso è squadra di rango, ha forza, carattere e qualità, e lo abbiamo visto. La difesa sembra non avere grandi difficoltà, il centrocampo crea e adesso con Maiorino può verticalizzare anche di più. Manca un bel po' di concretezza sotto porta, dove vantaggiato non può essere al top e Dumbia deve essere più concreto e furbo. Interessante quello che succede con le 5 sostituzioni. Il Livorno, ad esempio, ha inserito 4 attaccanti in corso d'opera e ha pareggiato. Chi ha la panchina lunga a fine stagione guadagnerà sulle altre. In campo con la mente piena di pensieri tristi e il cuore colmo di angoscia, in campo però con mille motivazioni in più riassunte in pochi minuti dal discorso di Luca Mazzoni negli spogliatoi e dalla carica di Mister Sottil e Igor Protti che ha trovato terreno fertile tra giocatori e uomini veri. La trasferta a Vercelli per affrontare l'Alessandria si è così trasformata in un bellissimo spot per una squadra che ha conquistato 1000 punti nell'immaginario del tifoso amaranto. Al fianco dell'aspetto emotivo c'è quello tecnico e tattico, dove la resa è stata assolutamente eccezionale. Una squadra compatta, equilibrata, che nel primo tempo non ha mai sofferto gli avversari. Una squadra che si è vista recapitare un cadeau da Maiorino, che con quell'invenzione ha sbloccato la partita. Poi il cinismo della ripartenza targata Dumbia e conclusa da un vantaggiato nuovamente mortifero in zona gol. A quel punto i grigi hanno perso la testa e prima del riposo hanno concesso l'occasione per chiudere il match. Il rigore provocato da Sestu è l'immagine dell'ingenuità e dello smarrimento degli uomini di Stellini. La realizzazione del Toro di Brindisi ha consegnato definitivamente i 3 punti agli Amaranto. Sì, definitivamente, anche perché nella ripresa, salvo un paio di invenzioni di Bellomo, la difesa labronica ha dimostrato solidità e applicazione, mentre in avanti poteva addirittura arrivare alla quarta rete. Insomma, un bel vedere e un messaggio chiaro al campionato. Il Livorno vuol stare al top con le proprie qualità e con il carattere dimostrato nel momento più difficile e complicato. Alteri di testa per Protti, solo davanti a Fortin, rete del Livorno, rete del Livorno, Igor Protti. What about us? What about all the broken happy ever after? Oh, what about us? What about
come on, are you ready? I'll be ready. Sono i numeri che parlano chiaro, ultime tre partite, 9 punti, 8 gol fatti, 0 subiti e a lungo in classifica. Poi ci sono le sensazioni nel guardare la squadra in campo, equilibrio, padronanza del gioco, consapevolezza della propria forza. Il Livorno di Mister Sottile in 10 giorni ha saputo mettere i puntini sulle i e se la vittoria di Alessandria nel modo in cui è arrivata poteva essere anche sorprendente, quella autorevole e spettacolare con la Lucchese e quella sofferta e cinica con la Pistoiese servono per comporre un quadro molto incoraggiante. Il Livorno al momento può contare su tre elementi che nessun'altra squadra possiede. Una difesa solidissima con il miglior portiere della categoria e davanti a lui tre ragazzi come Gasbarro, Pirrello e Gonnelli con età media di 22 anni, forti fisicamente e veloci. Una cooperativa del gol che propone ben 8 marcatori diversi e 1000 soluzioni offensive che vanno dagli inserimenti degli esterni bassi e dei centrocampisti alla velocità degli esterni alti fino al più tradizionale fiuto del gol sotto porta. Una panchina lunghissima che con le 5 sostituzioni consente di cambiare assetti in corso d'opera e inserire forze fresche senza abbassare la qualità tecnica dell'11 in campo. Se a questo aggiungiamo la forza del sostegno del pubblico amaranto sempre più entusiasta, la positività non può che dominare e farci guardare con fiducia al futuro a breve e lunga scadenza. Ci sono partite che per pathos, emozioni e colpi di scena hanno la forza per rimanere scolpite nella memoria dei tifosi e rappresentare un passaggio fondamentale e simbolico di quelle che magari poi diventano cavalcate vincenti. In passato, ad esempio, l'è stata la vittoria amaranto contro il Como in 9 contro 11 nell'ottobre 2003, quando poi a fine campionato Protti e compagni conquistarono la Serie A. O il successo interno contro il Sassuolo con l'Eurogol di Salviato a chiudere la rimonta sui neroverdi nell'anno della promozione in A con Davide Nicola. Ebbene, Pontedera-Livorno giocata al Mannucci questa domenica 1 ottobre ha tutte le caratteristiche per entrare nel nostro archivio delle sfide memorabili. Il Livorno ha giocato una buona gara prendendo in mano le redini del gioco nella prima frazione dove ha cercato il gol forse con meno incisività di altre volte ma con l'autorevolezza di una grande squadra. Poi la rete granata poco prima del riposo ha gelato gli animi. Ad inizio ripresa il Livorno ha ricominciato a spingere senza concretizzare ed ha subito anche la seconda rete, tra l'altro di pregevole fattura. Sotto 2-0 e sospinta da un pubblico fantastico, ecco che la squadra ha cominciato a scrivere la sceneggiatura di un film emozionante. Attori protagonisti Mendes Murillo e il portiere Pulidori. L'attaccante ha cominciato il suo show personale, un gol di petto di pregevole fattura dove sono emerse le doti di tempismo e scaltrezza, un altro di testa frutto dell'intelligenza nei movimenti e nella lettura delle giocate del compagno che spiccava il volo per un prezioso assist. Il terzo da attaccante scafato che anziché attaccare la porta si stacca arretrando per liberarsi sul cross che arriva dalla linea di fondo.
Il portiere invece, che era al suo esordio, al 90esimo ha messo insieme due prodezze nel giro di 5 secondi che hanno salvato il vantaggio e consegnato 3 punti preziosissimi nella corsa in vetta alla classifica e hanno dato il là ad una festa finale che è tutto un programma. Non sempre si può vincere, cantavano i Rockers in coppia con un giovanissimo Lucio Dalla nel 1967 al Festival di Sanremo. Il titolo di quella canzone si sposa molto bene con la sensazione che ha coinvolto i tifosi del Livorno nella serata di domenica e in questo inizio settimana. Il campionato di Serie C è complicato, le partite sono complicate quando giochi con formazioni di bassa classifica, figuriamoci se vai ad affrontare un Arezzo che era stato presentato e fondamentalmente lo è in maniera reale tra le 3 o 4 squadre con l'organico più forte. Il Livorno di Sottila ha provato ad impostare lo stesso tipo di gara che nelle precedenti settimane aveva regalato gol e successi. Nel primo tempo i riscontri sono stati buoni e il vantaggio di Maiorino è stato più che meritato. Nella ripresa l'Arezzo è stato bravo a non snaturare il proprio sistema tattico che regalava massima copertura e poche uscite. Ha retto bene alla fatica dei 3 impegni in una settimana e ha pescato il jolly con l'ottimo Dursi. Luci e compagni invece non sono stati brillanti, hanno sbagliato tanti passaggi e alla fine si sono dovuti arrendere all'idea del pari, evitando di subire anche la beffa. Niente di male, non sempre si può vincere. Tanti tifosi lo avevano pensato, Andrea Sottil lo aveva detto, mi aspetto risposte chiare da Livorno dopo il pari interno con l'Arezzo. Ebbene, quelle risposte sono arrivate in una gara a Cuneo giocata rasentando la perfezione. Luci e compagni sono tornati a mostrare i caratteri della grande squadra che comanda il gioco, crea tante occasioni e colpisce con cinismo lì dove gli avversari mostrano il proprio punto debole. La prima frazione, al di là del bel gol confezionato in un magistrale contropiede condotto da Luci e rifinito da Dumbia, la squadra di Sottila ha avuto le occasioni per raddoppiare e ha mostrato, salvo 5 minuti dal quinto al decimo, lucidità difensiva. Per tutta la frazione poi padronanza di palleggio e idee chiare. Nella ripresa, con grande cinismo, il match è stato chiuso. Daniele Vantaggiato ha mostrato nuovamente quanto può pesare la sua presenza nel cuore delle difese avversarie con una doppietta che gli regala sorrisi e tranquillità. Poi l'inesauribile Valiani ha confezionato un bel regalo anche per Montini che, oltre all'ottimo lavoro svolto, può gonfiare il petto per la seconda rete stagionale. Insomma, dal Piemonte torna un Livorno di nuovo pieno di convinzione. La risposta al Siena è fondamentale in una classifica che comincia un po' ad allungarsi. Abbiamo provato a fare esercizio di memoria e andare a ricordare l'ultima partita che Livorno ha vinto non meritando fino in fondo. Insomma, per essere più chiari, l'ultima partita in cui gli Amaranto hanno scippato i 3 punti. L'operazione ci ha portati lontani nel tempo. Ebbene sì, questa volta l'onestà intellettuale ci impone di sottolineare come la Giana è giusto che imprechi e come il Livorno possa fregarsi le mani, come chi apre la bolletta della luce si trova il segno più di un accredito insperato, frutto di un conguaglio favorevole. Il primo tempo degli uomini di Sottile è stato tra i più brutti. Il gioco non è mai decollato e la laboriosa manovra ha finito per sbattere contro l'ottimo modulo difensivo degli avversari, che sapevano ripartire con grande incisività, come dimostra l'azione del vantaggio siglato da Iovine. Il pari di Dumbia prima del riposo, giunto in maniera quasi inaspettata, ha avuto un valore inestimabile.
Il tecnico a quel punto ha sfruttato ancora una volta l'opportunità di avere una panchina ricca e variegata. Maiorino, Giandonato e Muriglio hanno dato l'accelerazione giusta. Azio Osmanovic e Gemmi sono serviti a preservare l'isperato vantaggio. Alla fine, mentre la curva cantava e festeggiava e tutti gli altri tifosi sfollavano con l'aria di chi aveva rubato la marmellata, ci siamo resi conto di quanto preziosi saranno questi 3 punti per gestire la corsa alla Serie B. Una squadra vera, di quelle che sa soffrire, che affronta con intelligenza i momenti in cui il gioco non fluisce come dovrebbe e con gli avversari che provano a fare il colpaccio. E poi sfodera tutte le proprie qualità chiudendo le gare con autorità, segnando tanto, subendo poco e correndo veloce verso la vetta del torneo. Il Livorno di Mister Sottile è così e anche con la propria scienza lo ha dimostrato. Primo tempo incolore nel quale ha rischiato di andare sotto contro una squadra come quella di Pea che, al di là di ciò che dice la classifica, ha giocatori di ottimo livello. Poi il cambio di marcia, che questa volta non ha avuto necessità neanche degli ingressi dalla panchina. Un'accelerata imperiosa con le zampate di Muriglio, Dumbia e Vantaggiato che hanno regalato entusiasmo e fiducia anche a chi, in maniera forse troppo esigente, si lamenta perché vorrebbe costantemente una macchina schiacciasassi. Dobbiamo tutti comprendere che il torneo di Serie C è estremamente complicato ed avere una squadra che lo affronta così come sta facendo quella di Sottil deve solo rendere orgogliosi. In molti avevano sottolineato che Livorno aveva vinto e convinto incontrando però solo formazioni nella parte destra della graduatoria. Ora anche questo elemento non condizionerà più il giudizio sugli Amaranto di Sottil in testa al campionato. Luce e compagni hanno battuto la seconda forza del torneo, lo hanno fatto a domicilio e mostrando solidità e carattere. Il primo tempo è stato molto tattico, poche concessioni allo spettacolo e molta accortezza nell'affrontare l'avversario. Il Siena sapeva di avere di fronte una squadra pericolosissima, il Livorno invece non aveva la misura di come gli avversari si sarebbero proposti. Nel secondo tempo la musica è cambiata, il Livorno ha trovato il gol e altre accelerazioni degne della grande squadra. Il Siena non ce l'ha fatta a reagire in maniera organica e ha trovato il pari solo su un colpo estemporaneo su azione d'angolo. Il Livorno a quel punto poteva accontentarsi ed invece è tornato all'attacco e alla fine ha trionfato regalandosi gioia e convinzione. Stadio Mobile è tornato, il rito collettivo che tra la fine degli anni 90 e l'inizio del nuovo secolo aveva regalato immagini come queste, da Voghera a Reggio Emilia, da Treviso a San Siro, si ripropone con numeri e consistenza degne del blasone del tifo labronico. Era in parte già accaduto in altre trasferte di questo campionato. Ora, per la sfida al vertice con il Siena, la Livornomania ha portato quasi 1500 tifosi a percorrere la Fipili e poi la Firenze-Roma per arrivare allo Stadio Franchi. Pullman, auto e furgoni in carovana, a bordo gli ultras, la componente più calda del tifo, ma anche bambini di ogni età, tifosi storici e componenti di tutti i club organizzati. Un bel vedere che al di là del risultato ci ripropone una piazza che ha ritrovato vigore, entusiasmo e voglia di partecipare. Insomma, tanta gente si è messa al fianco di una squadra tosta e motivata per riaffermare una delle componenti del calcio moderno che fa della squadra della propria città lo strumento per ritrovare stimoli, identità e senso di appartenenza. So show me family,
Due partite, 4 punti e un primo posto alla fine consolidato. Il doppio impegno settimanale per il Livorno di Sottil, prima la viterbese e poi la trasferta a Monza, propone un bilancio più che soddisfacente e reso ancora più bello da quello che mettono insieme le inseguitrici. Mercoledì scorso con la viterbese Luci e compagni hanno mostrato i muscoli. La rete di Dumbia al tramonto del primo tempo ha spianato la strada. Poi l'Eurogol di Andrea Luci a coronamento di una prestazione monster ha fatto esplodere il Picchi. Il 3-0 di Morelli nel finale ha reso ancora tutto più bello. Questi 3 punti sono serviti a tenere lontane Siena e Pisa, capaci di vincere in maniera rocambolesca in trasferta. Poi ecco il viaggio a Monza che si annunciava insidioso e che lo è diventato ancora di più quando i padroni di casa hanno trovato il gol dopo appena 10 minuti. Il Livorno si è trovato di fronte ad una gara il cui copione molto probabilmente si ripeterà tante altre volte. Avversari chiusi a riccio, pochi spazi e possesso palla infinito da trasformare in occasioni da gol. Alla fine, con pazienza ed applicazione, gli Amaranto hanno realizzato il gol con vantaggiato e in questo modo hanno preservato il patrimonio di punti di vantaggio su tutte le altre squadre ambiziose, guadagnandone persino uno sul Siena, trafitto in casa dal Pontedera. Sapevamo che il Livorno aveva talento, sapevamo che aveva esperienza, ora siamo certi che abbia anche gli attributi. La partita contro l'Olbia, squadra attrezzata e pericolosa, arrivava in una situazione ambientale molto particolare, con la mente di tanti distratta dalle vicende pre-derby. Sottile e il gruppo hanno però saputo isolarsi, raccogliere tutte le forze e concentrarle sul terreno dell'Armando Picchi per venire a capo di una sfida tanto complicata quanto strategica per la classifica. Luci e compagni hanno giocato un primo tempo anche migliore di altri giocati nell'ultimo mese. Hanno subito un gol evitabilissimo, ma hanno avuto il grande pregio di recuperare con Valiani prima che si rientrasse nel sottopassaggio per andare a prendere il tè caldo. La ripresa è stata quella che tutti si aspettavano, con l'Olbia che è calato, il Livorno che ha creato tanto e con la forza della sua panchina lunghissima ha saputo ribaltare il match. La rete di Pons ha scatenato titoli e commenti che tutti aspettavano di fare da quando il ragazzo venezuelano, con quel nome tanto caro ai labronici, è arrivato in città. La rete di Pons ha soprattutto però consegnato 3 punti pesantissimi nell'economia di un torneo nel quale il Livorno dimostra di poter dominare. Ottanta partite ufficiali, 32 vittorie, 32 pareggi, 16 sconfitte. L'eterna sfida tra Livorno e Pisa fa registrare questo bilancio estremamente favorevole ai labronici. Le prime gare risalgono all'inizio del Novecento, ma la rivalità cresce in maniera esponenziale negli anni 60 e negli anni 70, quando i protagonisti sono Romoletto Graziani, Mondello e Vitulano da una parte, Di Prete e Barbana dall'altra. Sfide che regalano sensazioni uniche e irripetibili, che alimentano la rivalità tra le tifoserie e offrono spettacolo sugli spalti. Nel 1996 il derby torna dopo oltre 17 anni e in quella stagione le due formazioni si dividono equamente la posta, sia a Livorno che a Pisa. Dal 99 comincia però il dominio di Protti e compagni, che in 3 stagioni metteranno insieme 5 vittorie e un pareggio. Si comincia nel settembre del 99, Baraldi apre le marcature, ma Protti sul rigore e Caruezzo ribaltano la situazione e accendono la festa del popolo livornese.
Il ritorno finisce in parità con reti di Carruezzo e Varricchio, ma quello è e rimarrà il derby dell'espulsione di Protti. L'anno successivo la prima gara all'Armando Picchi è un monologo del Livorno. Alessi, Ninkeri e Lorenzini firmano un 3-0 spumeggiante. Quella di ritorno è la famosa gara dei seggiolini. Il Livorno passa con Protti sul rigore. I tifosi nerazzurri cominciano una dura contestazione nei confronti della loro squadra. Poi Costanzo si vede parare un rigore da Ivan e a quel punto le intemperanze dei tifosi pisani portano alla sospensione e alla vittoria a tavolino per la squadra di Iaconi. L'anno dopo è quello del ritorno in B degli Amaranto, che dominano entrambi i derby. Il primo finisce 2-0 con le reti di Protti e Alteri. Nel secondo il Livorno espugna l'Arena, segna Doga, pareggia Guariniello, poi Melara e il solito Protti fanno gioire i sostenitori labronici. Gli ultimi due derby risalgono alla stagione 2008-2009. Il Livorno sale nella massima serie, ma nel confronto con i cugini soffre terribilmente. In casa finisce 1-1, all'Arena arriva una sconfitta per 2-1 che mancava da oltre 30 anni. I derby, al di là delle nuove rivalità e dei campionati diversi, rimangono comunque le gare più suggestive, quelle più affascinanti, quelle che hanno uno spazio speciale nel racconto dei 100 anni di storia Amaranto. Ci sono foto ed immagini che ci fanno comprendere che cosa sia un derby, foto e immagini che arrivano da ogni parte del mondo e che ci spiegano come nel calcio, nel basket e in molte altre discipline l'idea e il concetto di derby si costruisce sulle tifoserie che si trovano faccia a faccia, sostengono le rispettive squadre, gioiscono e imprecano per vittorie o sconfitte. Venendo in Toscana, gli archivi di Granducato TV sono una miniera d'oro di queste immagini, ad esempio nel basket per le sfide mozzafiato tra Libertas e Pallacanestro Livorno e naturalmente per la lunga storia dei confronti calcistici tra Livorno e Pisa. Ebbene, ogni frame di quei filmati ci propone il frastuono, l'esultanza, i cori e gli sfottò dei tifosi come riferimenti essenziali di uno scenario unico. Senza questo non c'è derby, è bene che lo capiscano tutti, ci saranno due squadre che in condizioni ambientali diverse, più o meno favorevoli, giocheranno per la vittoria e per i propri interessi di classifica, ma quelle due squadre non potranno pensare di giocare un derby, perché quella è tutta un'altra cosa, che purtroppo le storture, le incongruenze, gli stadi fatiscenti e in generale lo sport italiano allo sbando stanno negando a tanti sportivi. Take me home.
Un derby amaro per il Livorno, di quelli che ti fanno andare a letto con il giramento di scatole per il quale stenti a voltar pagina. Un derby che ha regalato ai tifosi del Livorno due motivi per sacramentare. Il primo è senza ombra di dubbio quello legato all'arbitraggio. Il gol del Pisa scaturisce da un fuorigioco non rilevato, almeno questa è la sensazione. Non ci sono immagini che lo certificano in senso assoluto, ma quei 6-7 metri di distanza dalla linea difensiva Maranto e Masucci, quando riceve palla, sono assolutamente indicativi. Il gol annullato a Dumbia può essere valutato con una immagine a corredo, nel momento in cui Valiani calcia sia Pons che Dumbia sono in linea. Sommando i due episodi, ciò che però fa arrabbiare la gente di Livorno è la mancanza di uniformità nel metro di giudizio dell'assistente, che lascia correre su Masucci e prende il centimetro per valutare Dumbia. A tutto questo poi aggiungiamo un secondo giallo per Masucci ignorato e il quadro è completo. Il secondo motivo per sacramentare nel post-derby è invece legato all'atteggiamento della squadra. Dal punto di vista tattico si poteva fare qualcosa di più e di meglio ed evitare di subire spesso contropiedi e ripartenze, visto che erano gli altri a dover vincere per forza. È mancata poi un po' di sana cattiveria e invece è arrivato il nervosismo assurdo come quello di Maiorino, che ha compromesso il finale di partita. Analizzata così la sconfitta, guai a sentirsela addosso per troppo tempo. Il Livorno è la capolista e lo è dopo 16 giornate con un vantaggio consistente e un rendimento entusiasmante. Sforziamoci, voltiamo pagina e ripartiamo con il sorriso e tante certezze, perché il momento per festeggiare è quello di maggio. È stata una settimana intensa quella del tifo amaranto. Le polemiche per un derby snaturato hanno lasciato spazio alla voglia di far sentire ugualmente alla squadra la vicinanza e l'affetto. È accaduto in primis all'allenamento di giovedì all'Armando Picchi, dove sembrava di essere ad un match di campionato. Poi la vigilia della sfida, con migliaia di tifosi che si sono alzati, hanno preso lo scooter e si sono diretti verso il centro CONI, da dove Luci e compagni partivano per raggiungere l'arena. Le immagini parlano da sole, si è trattato di un vero e proprio spettacolo fatto di passione e attaccamento. Nonostante la sconfitta, il Livorno deve ripartire da queste certezze, di avere al proprio fianco i tifosi, con loro e con una classifica che regala sempre un margine considerevole, e anche con la forza e la qualità tecnica dei propri giocatori, l'obiettivo finale, quello più importante, potrà essere centrato. Thank you.
Nel sangue amaranto di giocatori e tifosi c'erano le tossine di una settimana post-derby pesante dal punto di vista psicologico. Quelle tossine si sono dissolte grazie ad una prova convincente contro i sardi dell'Arzachena. Sottil ha ricaricato i suoi, Protti gli ha dato una mano fondamentale, il nucleo storico ha preso per mano i più giovani e alla fine in campo si è ripresentata una formazione con i caratteri della dominatrice del torneo. Difesa impeccabile con Gasbarro in formato Beckenbauer, centrocampo d'acciaio con Bruno che fa vedere tutta la sua forza e Luci che va preso, messo a sedere alla scrivania per fargli firmare un bel rinnovo triennale. Attacco mortifero con Murillo, Dumbia e Vantaggiato che si integrano alla perfezione. Il risultato è una gara sempre in controllo del Livorno che poteva chiudersi 6-1 se solo ci fosse stato un pizzico di cinismo in più nella ripresa. Una gara che nel momento in cui l'Arzachena ha provato a riaprirla con un gol casuale e fortunoso ha mostrato una squadra capace di non perdere la testa, di gestire senza affanni, consapevole della propria forza e del proprio spessore. Ecco, proprio questo atteggiamento all'indomani di un derby perso è quello che ci esalta e conforta di più. Micidiale e devastante in zona gol, tanto da liquidare la Carrarese in pochi minuti, sbadato e troppo rilassato in fase difensiva, tanto da rischiare di riaprire un match già chiuso. Quale dei due aspetti sarà rimasto in testa a Mister Sottil? Conoscendolo nell'immediato ha prevalso l'arrabbiatura per la fase difensiva. Poi però a mente fredda l'autorità con cui la squadra si è portata sul 3-0 ha prevalso. Questo Livorno che dopo il passo falso nel derby ha saputo rialzare la testa e allungare di nuovo merita la massima considerazione del proprio mister, dei tifosi e di tutti gli addetti ai lavori. La gara a Carrara poteva essere complicatissima ed invece Luci e compagni l'hanno resa scontata nel suo svolgimento. Tanto da farci sopportare con relativa tranquillità anche le 7 palle gol nitide concesse ai padroni di casa, tanto pungenti in attacco quanto perforabili in difesa. Vai Livorno, corri, segna, diverti e fai gioire i tuoi tifosi, dietro arrancano e perdono speranze. Una rete degli ospiti a dir poco casuale, una partita dominata e ribaltata, un arbitro scarso e un rigore a favore gestito nel peggior modo possibile. Il 2-2 tra Livorno e Piacenza può essere riassunto in questo modo. Andrea Sottil sperava di ottenere il massimo nel posticipo dell'ultima giornata del girone di ritorno ed invece deve accontentarsi di un punticino che però siamo sicuri alla fine tornerà utile. Il Piacenza è passato in vantaggio con un gol tirato fuori dal cilindro in maniera inaspettata. Gli Amaranto a quel punto hanno cominciato ad aumentare il ritmo, a tenere palla, a farla girare, fino al momento in cui è stato trovato il bandolo della matassa grazie ad un Maiorino in gran spolvero. Il fantasista ha segnato una prima rete da cineteca e un secondo gol da uomo d'area scaltro e rabbioso. A quel punto il Livorno ha cominciato a gestire senza particolari affanni, fino al momento in cui l'arbitro ha decretato rigore ed espulsione di Borghese per un episodio di quelli che in aria se ne vedono decine. Sul 2-2 ed in inferiorità numerica, il Livorno ha mostrato tutta la sua forza, attaccando e mettendo sotto gli avversari. Il rigore per gli Amaranto, anche in questo caso molto generoso, sembrava poter significare la vittoria ed invece una gestione scellerata della fase precedente all'esecuzione, con Murillo ostinato a voler battere al posto del prescelto Pedrelli, ha portato all'errore dell'attaccante brasiliano e al pareggio finale con tanti tifosi arrabbiati. A
Grosseto con il Gavorrano, il Livorno domina, poi soffre per una decina di minuti e rischia la beffa e quindi chiude sul 4-2, continuando la marcia imperiosa in testa alla classifica, cancellando le illusioni a chi pensava ad un certo punto di poter trovare sotto l'albero di Natale un turno favorevole e un riavvicinamento alla capolista. 19esimo Gavorrano in vantaggio a sorpresa, difesa Amaranto in trance permette ad un giocatore avversario di ricevere palla da rimessa laterale e crossare indisturbato. Moscati, anche lui solissimo, svetta e di testa supera un incolpevole Pulidori. Il Livorno prova subito a riorganizzare le idee. Quando il Livorno sembra non trovare il bandolo della matassa, ecco una fiammata che in un minuto rovescia il risultato dell'incontro. Al 42esimo Maiorino, servito al limite di sinistro, realizza il pari. Neanche il tempo di esultare, che la squadra di Sottil mette insieme un'altra accelerazione. Luci lancia ancora Maiorino, che controlla e questa volta di destro trafigge il portiere del Gavorrano. Per lui sesto gol stagionale e quarto negli ultimi due incontri. 63esimo, bel lavoro a centro area di Vantaggiato che protegge palla e serve la corrente Luci che calcia forte e trafigge salvalaggio. 3-1 e corsa verso la curva dei tifosi Amaranto, guardando al cielo in una dedica al papà scomparso negli scorsi giorni. Due minuti dopo il Gavorrano riapre la gara su un campanile, Conti riesce a coordinarsi e a crossare al centro. Lì c'è Vitiello che trova un Eurogol in stile Van Basten agli europei dell'88. A quel punto la squadra di Sottil si disunisce e rischia grosso. Prima Malotti, poi Gemignani di testa, quindi ancora Malotti sfiorano la rete del clamoroso 3-3. Sottil è una belva e chiede ai suoi di tornare a pressare alto. A quel punto, nei minuti di recupero, con ampi spazi a disposizione, il Livorno chiude la gara con Vantaggiato che, servito da Franco, riesce a mettere dentro l'11ª rete stagionale e a porre un sigillo sul successo che farà trascorrere a tutti un Natale da incorniciare. Fischio d'inizio, 9 secondi e gol dell'Alessandria, per di più viziato da fuorigioco assolutamente rilevabile dall'assistente. Ecco come buttare all'aria in un batter d'occhio il lavoro di una settimana intera. Sottil, dopo aver affrontato squadre chiuse a riccio, sapeva che con l'Alessandria in cerca di riscatto e vittorie per risalire in zona playoff sarebbe potuta essere una gara bella e giocata a viso aperto, ed invece quei disgraziati 9 secondi hanno cambiato tutto. È cominciata così un'altra partita contro una formazione schierata con 10 uomini a difesa del portiere. Il tiki-taka in salsa alla Bronica non è riuscito a creare spazi e le occasioni sono state poche e neanche molto nitide. Luci e Bruno avranno toccato 800 palloni, Morelli e Dumbiano non hanno inciso sulla fascia destra, un po' meglio Franco sulla sinistra, mentre l'imprevedibilità in avanti ha latitato. I cambi dalla panchina non hanno generato i risultati sperati e anche i calci da fermo non hanno sortito effetto contro una retroguardia molto fisica come quella piemontese. Alla fine, niente è valso a rimettere in parità le sorti della gara. Il Livorno quindi perde l'imbattibilità interna, perde parte del vantaggio, ma non perde la calma. Ce lo hanno confermato mister e giocatori, desiderosi di reagire subito, da squadra matura e consapevole di essere lì in vetta, non a caso. Il Livorno vede l'inferno e dopo un'occhiatina rapida torna in paradiso, dove i 6 punti di vantaggio sono un comodo guanciale sul quale riposare in attesa di aver superato il momento di appannamento. Contro la Pistoiese, che come al solito Indiani presenta determinata e ben messa in campo, Luci e compagni soffrono mentre i tifosi si angosciano ascoltando in contemporanea le notizie che arrivano da Alessandria, dove dopo appena 3 minuti il Siena è avanti di un gol. Il Livorno non tiene palla come altre volte, anzi subisce la velocità dei padroni di casa e prima del riposo subisce gol. La difesa Amaranto per filosofia accetta l'uno contro uno in fase difensiva, ma regolare come la metro londinese, in questo periodo arriva l'errore di un centrale. È Pirrello che si addormenta e lancia Ferrari nella fuga vincente verso la porta di Mazzoni. A quel punto i labronici sono solo a +3 dai senesi.
Nel secondo tempo cambia musica, il Livorno è più autoritario e la panchina torna a far la differenza. Muriglio, Cabasci, Perez e Montini entrano e la Pistoiese comincia a soffrire. È proprio Muriglio con un gran gol a ristabilire la parità, chiudendo ufficialmente il suo periodo down iniziato con il rigore fallito con il Piacenza a metà dicembre. Quasi contemporaneamente l'Alessandria segna con il Siena e la classifica torna pari pari come era prima di scendere in campo. A quel punto il Livorno potrebbe anche vincere, poi però perde Franco, migliore in campo per un guaio muscolare, senza poter far sostituzioni. E infine si salva nel recupero conservando il pari e un punto fondamentale, che fa sì che sia tutto come prima, con una giornata in meno da giocare. Come i greci a Troia, 10 anni di assedio cercando il pertugio giusto senza però riuscirci, sbattendo sotto le mura che respingevano tutto per di più senza neanche il colpo di genio del cavallo raccontato da Omero, che alla fine risolve l'assedio. Anzi, il cavallo se lo trova all'improvviso in casa proprio il Livorno, che negli ultimi minuti perde e impreca. Gli Amaranto di Sottil contro un Pontedera scaltro e concentratissimo mostrano tutti i limiti di questo momento no, giostrando la palla da destra a sinistra, trovando traffico e tornando indietro costantemente. In aria ci entrano poche volte e quando ci entrano sono assolutamente poco incisivi e cinici. Insomma, le non incoraggianti impressioni delle ultime partite vengono amplificate e neanche le modifiche di modulo e interpreti nella ripresa riescono a far saltare il bunker pontederese. Nel finale ecco addirittura il patatrac con il rocambolesco gol dei Granata che condanna il Livorno ad una sconfitta pesante in classifica e nel morale. Qualche spettatore se ne va indispettito quando ancora la gara non è finita. I tifosi veri rimangono lì a soffrire con la squadra come si deve fare sempre e comunque. Le regole del calcio sono chiare per tutti. Lo sono per i giocatori e lo sono per gli allenatori. Andrea Sottil lo sa benissimo perché è stato giocatore ed ora è allenatore. Al di là del lavoro duro che fai durante la settimana da professionista serio, è poi la domenica che decide tutto. Se vinci sono pronti i peana, le pacche sulle spalle, l'esaltazione. Se cominci a perdere, naturale che arrivino le critiche, le bocche storte, le perplessità. Ecco così che il tecnico che aveva plasmato il Livorno schiacciasassi con il 4-2-3-1 che riempiva gli occhi e il cuore dei tifosi deve fronteggiare la prima alzata di scudi dell'ambiente amaranto. Che cosa non convince attualmente della linea Sottil? Innanzitutto l'integralismo sul modulo e sul tipo di gioco da proporre che almeno da 2 mesi gli avversari hanno imparato a conoscere e a neutralizzare. L'altra cosa riguarda la gestione di alcuni elementi come Giandonato e Borghese lasciati ai margini del progetto e in generale della panchina che prima era l'arma in più che ha trascinato la squadra al primato. Dalla sua il tecnico può portare a proprio sostegno la tesi della sosta che ha ammosciato un Livorno vincente, il mercato che a gioco forza minato un po' la tranquillità del gruppo, la serie di infortuni che lo hanno costretto ad inventare soluzioni improvvise e qualche scelta arbitrale tagliagambe. Sottil sa benissimo che tutto ciò che prima brillava di luce propria ora appare opaco e scuro. Sono momenti che vanno e vengono, nel calcio ancora di più che in altre situazioni. Serve resistere e andare oltre e lui può farlo dall'alto di quei 51 punti che con i suoi uomini non ha certo conquistato per caso. In questa fase per il Livorno è più il calcio parlato e scritto, magari al telefono, sui giornali, sui social e in TV, di quello giocato in campo. Dopo la lunga pausa di gennaio, ecco anche quella di 3 settimane a febbraio. Alla base di tutto questo, un torneo zoppo che prevede il turno di riposo e un quadro gestionale a dir poco ridicolo con squadre che senza forza economica in balia degli improvvisi e dei banditi vengono ugualmente iscritte al campionato e poi crollano a metà del percorso. L'Arezzo è in una situazione drammatica, la Lega decide per il rinvio della gara con il Livorno, la reazione immediata dei tifosi labronici è di rabbia.
giusto il 3-0 a tavolino, ingiusto perdere momentaneamente il primato, ingiuste le ingerenze di altre società. Poi, con il passare delle ore, si fanno strada altre interpretazioni e dallo stesso Livorno, attraverso Nicola Pecini, a spiegare alcune cose che presentano il rinvio sotto una luce diversa. La conclusione è che, sebbene Livorno abbia voglia di giocare, a noi faccia piacere giocare le partite perché è sul campo che vogliamo dimostrare la bontà del nostro lavoro e la volontà di raggiungere questo obiettivo, credo soprattutto che sia stato importante un messaggio della Lega che le istituzioni sono a fare da garante di questa competizione, per cui se non vi poteva essere la certezza che l'Arezzo avrebbe potuto mantenere l'impegno preso all'inizio stagione fino in fondo, è stato corretto fare questo tipo di decisione. Insomma, l'Arezzo alla fine lo avrebbero fatto giocare e Luci e compagni avrebbero rischiato di trovare un ambiente infuocato da guerra santa, per poi magari veder mollare la corsa dal turno successivo, con Siena, Pisa e Viterbese pronte a incamerare un facile 3-0. In più il Livorno potrà rimettere in sesto tutti gli elementi del gruppo e tornare in campo in una gara, quella con il Cuneo, estremamente più abbordabile. Adesso ci sarà da gestire bene l'individuazione del turno di recupero, che non vada a complicare troppo l'intenso programma di fine torneo. L'ideale, secondo noi, sarebbe giocare il 2 maggio, prima dell'ultima gara, con gli scontri diretti giocati e il Pisa, che riposa all'ultima, già senza possibilità di rispondere. Vai allo stadio convinto che la svolta possa arrivare, guardi la formazione e ti viene da dire che il Livorno prova la rivoluzione. Poi inizia il match e la musica è la stessa di queste ultime settimane, anzi anche peggio. Il Cuneo corre, lotta, ci crede, il Livorno è in bambola e becca il gol da calcio da fermo. Poi inizia il film già visto di una squadra incapace di scuotersi e rendersi pericolosa. La partita fila via liscia con un sussulto che dura appena pochi minuti all'inizio del secondo tempo, quando è il pubblico a spingere la squadra a cercare il pareggio. Poi di nuovo il vuoto, attacchi sterili, contrasti rigorosamente persi e la ridicolezza di una compagine che, orologio alla mano, per 7 minuti non riesce a togliere gli avversari dalla zona del calcio d'angolo, fino all'entrataccia di Luci che gli costa il rosso diretto. Giocatori d'esperienza smarriti, nuovi arrivati inconsistenti, giovani impauriti, è questo il quadro del Livorno che non sappiamo più riconoscere. He's so pazzo. Il pazzo mondo del Livorno calcio è tornato. Lo abbiamo ammirato, si fa per dire, in decine di situazioni nella storia recente del sodalizio amaranto. E si è ripresentato anche in questa stagione, che sembrava invece nata e venuta avanti con i caratteri della normalità. Si lavorava, si ottenevano risultati e ognuno stava al proprio posto e aveva un comportamento lineare e cristallino. Tutto troppo facile ed ecco così l'incredibile passaggio a vuoto che mette a rischio una promozione che sembrava in cassaforte. Ecco le perplessità e le polemiche sulle scelte del mister e il rendimento di alcuni giocatori. Ecco tornare Spinelli che fa la voce grossa e i dirigenti che devono sbrogliare situazioni complicate. Poi il primo colpo di scena con le dimissioni di Andrea Sottil, in tilt per essersi trovato sul banco degli imputati e infastidito dalle voci sui contatti con altri tecnici. Squadra affidata a Pagliuca, sguardi smarriti nel gruppo e tifosi di nuovo divisi tra chi diceva meglio così e chi invece spiegava che non era quella la strada giusta. Qualche ora e poi altro colpo di teatro. La squadra contatta l'allenatore, lo incontra, scatta la sintonia giusta e Sottil ritorna. E in conferenza stampa, con tutti i suoi ragazzi alle spalle, suona la carica. Insomma, il canovaccio di una storia che solo il calcio livornese sa proporre, quel calcio che per non si sa quale alchimia sa regalare storie molto particolari, alcune bellissime che portano il nome di Protti, Lucarelli, Diamanti, Nicola, altre meno belle come nei casi dell'addio di Donadoni,
della serie nera di Carletto Mazzone, degli sconsiderati cambi di panchina con conseguenti retrocessioni, fino al film horror con Pinzoglio protagonista. La speranza è che il campo faccia sì che la storia di quest'anno venga catalogata tra le prime, quelle da ricordare con grande piacere. Nel calcio basta una scintilla per riaccendere l'entusiasmo, un episodio per cambiare un quadro preoccupante e trasformarlo in un momento di nuova fiducia. La scintilla l'ha regalata Murillo, capace di una doppietta che ha tramutato in vittoria la buona prova della squadra di Sottil dopo una settimana da incubo. Il Livorno vince a Gorgonzola e conquista 3 punti dopo 78 giorni di digiuno. In Lombardia, senza Mazzoni e Luci, il tecnico decide di presentare una formazione molto diversa dalle solite. Un 4-3-3 con Perico, Borghese, Gonnelli e Franco davanti a Pulidori, Valiani e Cabasci ai fianchi di Bruno e il tridente con Manconi, Muriglio e Montini. Siedono in panchina Gasbarro, Dumbia e Vantaggiato. Il Livorno è attento, non si scopre mai, aspetta l'occasione giusta che arriva quando Franco lancia Muriglio che riesce a deviare la palla che tocca un difensore della Giana e finisce in rete. Il gol è quasi una liberazione perché Valiani e compagni giocano più tranquilli e le giocate che prima sembravano difficili tornano ad essere semplici. Gli avversari sono in difficoltà e in avanti non riescono quasi mai a rendersi pericolosi. Queste partite però possono riservare sorprese e per fortuna arriva il gol capolavoro di Muriglio che chiude la pratica nel secondo tempo. L'attaccante brasiliano parte da centrocampo, manda fuori tempo un avversario e poi infila un rasoterra sul primo palo che fa esplodere i circa 200 tifosi assiepati in curva e le migliaia di sportivi che seguono la gara a casa. Per Muriglio, 9° gol stagionale e il sorriso stampato sul volto. Nel finale non ci sono problemi per un Livorno che si chiude alla perfezione e sembra di nuovo in possesso di tutti quegli automatismi da grande squadra. Alla fine abbraccio collettivo con Sottil sommerso dall'abbraccio dei suoi ragazzi e tifosi contenti e festanti. La crisi potrebbe essere superata. Victor Hugo diceva che l'anima aiuta il corpo e in certi momenti lo solleva. Ebbene, il Livorno di questi tempi non può contare su questo. L'anima di ogni singolo giocatore amaranto non sta affatto aiutando il corpo e tantomeno lo solleva. La partita di Piacenza dopo l'illusione di Gorgonzola spiega alla perfezione che la mente e lo spirito dei giocatori amaranto è tutt'altro che rinato. Continua a dominare l'inspiegabile paura di non farcela, l'incomprensibile incertezza di essere all'altezza, la speranza che il compagno vicino a te faccia quello che invece ti spetterebbe, una corsa, una chiusura, una giocata imprevedibile. Tutto questo blocca le gambe, ti rende più lento, meno grintoso e cattivo in campo, con il risultato finale che l'avversario ha la meglio e le partite finisci per perderle. Una crisi profonda nata quasi dal nulla e proprio per questo difficile da superare, visto che anche l'allenatore ha stentato a trovare la chiave giusta per modificare l'atteggiamento mentale, l'animo e la convinzione. Una crisi profonda che non sta nel modulo che uno sceglie o negli interpreti che prima o poi uniformano il loro rendimento al cattivo momento della squadra. Una crisi profonda che ci eravamo illusi di aver cancellato dopo le 2 prodezze di Muriglio con la Giana e che invece è ancora lì, mentre alle porte c'è la sfida che vale una stagione da giocare dopo un vero e proprio terremoto tecnico e societario. Un vero e proprio uragano, Spinelli si abbatte sul Livorno e spazza via tutto, lasciando tante macerie sulle quali sarà veramente duro ricostruire. Dopo la pesante sconfitta di Piacenza, il rischio di una sfuriata di Spinelli era elevatissimo, ma nessuno avrebbe mai immaginato che il presidente decidesse di dar vita ad una vera e propria rivoluzione. Il numero 1 amaranto ha rotto gli indugi in una grigia domenica genovese, ha esonerato Sottile e ha deciso anche di rompere il rapporto con il DS Facci, relegato ad un ruolo marginale. A quel punto anche il direttore generale Pecini ha rassegnato le dimissioni.
In un attimo Scioaldo ha cancellato tutto quello che era stato costruito dal giugno scorso per tornare nella situazione che lo ha visto per anni padre padrone del Livorno. Il déjà vu comprende il ritorno di Elio Signorelli come direttore sportivo, mentre per la panchina è stato scelto Luciano Foschi. A rendere ancora più singolare la situazione il fatto che i giocatori a fine pomeriggio di domenica non sapevano ancora niente di quello che stava accadendo. I tifosi sono sbigottiti, non tanto per l'allontanamento di Sottil, ma piuttosto per l'addio della dirigenza e per il momento scelto per il colpo di spugna, a poche ore dalla sfida con il Siena. Tra gli sportivi gli interrogativi abbondano. Igor Protti che cosa farà? Quali saranno gli assetti societari e quali programmi per il futuro? Mister Foschi è la persona giusta per il rush finale? Insomma, siamo di nuovo in alto mare, con sopra la nostra testa un vortice di grado 5, le onde altissime e una nave con di nuovo al timone un presidente che fa mosse molto molto azzardate. Di quelle che ha sempre amato fare e che in passato gli hanno riservato tranquilli approdi in splendidi porti, ma anche tremendi naufragi. Guarda chi si rivede, il Livorno del 2017, quello che giocava, produceva occasioni, le sfruttava appieno e poi si muoveva con equilibrio, correva in maniera intelligente e aveva coscienza delle proprie qualità. Se il successo con il Siena era apparso il successo del cuore e dello scossone all'ambiente con una buona dose di emotività e furore agonistico, la vittoria con la Viterbese è stata la vittoria di un progetto tattico e di un atteggiamento mentale più elaborato. Squadra compatta, capace di accelerare e portare in zona gol i propri giocatori, quelli come Muriglio che hanno talento da vendere. E poi bene, molto bene, con il centrocampo, mix di dinamismo e corsa con Valiani e Luci e di geometrie date da Gian Donato. Soddisfacente anche la fase difensiva, anche se un paio di svarioni hanno regalato brividi e una ventina di minuti di patimento. Nel complesso un Livorno di nuovo convincente, un Livorno che può affrontare le 7 partite che mancano consapevole di poter scrivere il proprio destino al di là di ciò che faranno le avversarie. Il Livorno sembrava aver nuovamente innescato le marce alte, aveva sgommato ed era ripartito ad alta velocità lasciando sul posto le avversarie che nelle settimane precedenti avevano gustato l'avvicinamento e il sorpasso. Alla prima curva, in apparenza facile, gli Amaranto hanno però nuovamente frenato. La similitudine era quasi scontata, visto che a bloccare Luci e compagni è stato il Monza che in fatto di gare automobilistiche la sa lunga. Dopo i 6 punti con Siena e Viterbese, il disco rosso davanti ai Lombardi proprio non ci voleva. La partita ha proposto uno svolgimento classico dove gli sfavoriti trovano un gol casuale, si difendono ad oltranza con fortuna e bravura del portiere e poi colpiscono in contropiede quando gli spazi ormai sembrano praterie. Il Livorno impreca, ma almeno questa volta non ha perso con lo sguardo smarrito e le gambe bloccate. Ha corso, creato occasioni e mostrato di essere vivo. Se poi ci aggiungiamo il regalino finale giunto da Pontedera, la pillola da ingoiare è sicuramente meno amara. Tutte le debolezze del Livorno sono tante, emerse con forza nelle ultime settimane, dopo una stagione che aveva illuso tutti noi, convinti di aver trovato un assetto societario moderno e funzionale, una squadra di giocatori con carattere e attaccamento, una conduzione tecnica intelligente, un clima generale costruttivo e capace di ridare l'entusiasmo di un tempo. Le debolezze della società incapace di gestire le prime difficoltà dell'anno, riconsegnandosi immediatamente all'umore camaleontico del presidente. Le debolezze del gruppo di giocatori che non ha saputo gestire un grande vantaggio ed è stato pian piano inghiottito dal vortice della paura che ha finito per annebbiare la mente e afflosciare le gambe.
le debolezze della conduzione tecnica rappresentate dall'integralismo di Sottil e dall'eccessiva malleabilità di Foschi, che hanno cancellato i meriti di un girone d'andata super per uno e di un'impennata con Siena e Viterbese per l'altro. Le debolezze di un intero ambiente minato da anni di delusioni e pronta ad accapigliarsi nel momento più difficile a suon di post sui social dove vale tutto il contrario di tutto. Ora quelle debolezze sono lì in bella mostra davanti ai tifosi veri che tifano, soffrono, inveiscono e sperano. Una partita sola potrebbe spazzarle via quelle debolezze e rilanciare l'intera stagione. Non sappiamo però se ci sono le forze perché quella partita sia giocata nel modo giusto. Il rischio reale è che quella partita faccia saltare il banco, trasformando le debolezze in un unico decisivo colpo di grazia. Una partita così era già di per sé un concentrato di emozioni e sensazioni, a quelle legate strutturalmente al risultato se ne sono inserite tante altre legate ai personaggi e alle storie personali. C'era la storia di Andrea Sottì che tornava dopo aver subito l'amarezza di essere stato messo fuori dal presidente Spinelli e di aver vissuto giorni difficili. 17 giorni di sofferenze e di rabbia positiva. Sono tornato chiaramente solo per i miei ragazzi e per Livorno, per l'importanza che ha questo progetto, questa città, questi tifosi, perché ho tanto da dare insieme a loro e oggi è una giornata da quando alleno penso la più bella, sicuramente la più bella. C'era poi la storia di Igor Protti che questo derby lo ha giocato e vinto tante volte e che invece adesso lo vedeva in una veste diversa nella quale però è riuscito ugualmente ad esaltarsi e ad esaltare il suo pubblico e la sua gente.
c'era poi Luca Mazzoni. È una storia complessa di amore reciproco con la propria città e la piazza, colpito e quasi affondato dalle reazioni di Spinelli e di qualche commentatore incapace di comprendere che cosa c'è dentro la testa e il cuore di questo portiere. È il significato che quando si parla a volte a sproposito di gruppi, di non gruppi, a volte non si sanno le cose e si dice fesserie, il problema è che ogni tanto le fesserie le dice soprattutto chi dovrebbe guidare una società, con quella curva alle spalle si è sempre grossi, ma vabbè, non c'era dubbi. Noi guarnesi siamo questi, brontoliamo, protestiamo, ma quando c'è da stringersi, ci stringiamo. C'era infine la storia di Daniele Vantaggiato, anche lui bistrattato con discorsi di bilanci e chili di troppo e pronto a reagire con una prova superlativa che è servita per fargli togliere qualche sassolino dalle scarpe, dicendo a tutti: non sarò un mostro di continuità, ma in un campionato alla fine so incidere e so regalare risultati e gol. Un'altalena di emozioni, un divario che si allarga e si restringe come se fosse una fisarmonica, portando con sé speranze, paure, entusiasmo e preoccupazione. Il confronto a distanza tra Livorno e Siena sabato ha regalato tutto questo. Ore 14:30, le due squadre entrano in campo, gli Amaranto in quel di Olbia contro l'Arzachena, il Siena in casa contro il Cuneo. Il Livorno è a più 2 in classifica. Ore 14:34, Dumbia approfitta di uno svarione difensivo dei sardi e segna il vantaggio, gli Amaranto vanno a più 4. Ore 14:53, Valiani raddoppia per il Livorno e sembra mettere al sicuro la vittoria alla Bronica. Ore 15:02, Bertoldi sorprende la difesa Amaranto, regala il 2-1 all'Arzachena e riapre il match. Ore 15:13, Jacopino con un tiro da lontanissimo riesce a portare avanti il Siena sul Cuneo e il divario torna ai 2 punti di vantaggio per la squadra di Sottil. Ore 15:34, Lisei approfitta di un errore di Pedrelli e trafigge Pulidori, 2-2. Il Siena fa festa perché aggancia il Livorno, il divario ora è pari a 0. Ore 15:46, Luci raccoglie la palla al limite, si coordina e calcia di sinistro realizzando il 3-2 e correndo poi verso i tifosi Amaranto. Il Livorno torna a più 2 sul Siena, resiste nel finale e mette un altro mattoncino nel lastricato che porta alla Serie B. Quali sono i motivi per i quali Livorno si merita di tornare tra i cadetti? Sicuramente l'aspetto tecnico, la squadra di Sottile è quella che ha regalato l'impressione migliore, togliendo i disgraziati mesi di inizio 2018, Luci e compagni hanno dominato il campionato, hanno proposto un impianto di gioco e una capacità realizzativa senza pari. Vantaggiato, Dumbia, Muriglio e Maiorino hanno realizzato oltre 40 gol e la trazione anteriore è stata sicuramente la dote in più di una squadra costruita e gestita per avanzare e offendere. Sicuramente il gruppo, la forza di una squadra nasce dalla propria compattezza e questi ragazzi hanno visto messo alla prova il loro legame, la loro unione. Umori, esigenze e aspettative diverse si sono mischiate, alcune volte scontrate, ma nelle difficoltà, grazie anche al lavoro dell'allenatore e di Igor Protti, il lato positivo ha finito per trionfare, come testimoniano 1000 immagini e 1000 esultanze. L'ambiente della squadra, di questo girone, per blasone e storia recente, Livorno non ha rivali. La società, al di là delle recenti sfuriate targate Spinelli, ha un assetto solido e una prospettiva futura intrigante.
In più ci sono i tifosi che in tante occasioni hanno dimostrato quale può essere l'affetto per la squadra e il coinvolgimento generale. I mesi che vanno da luglio ad oggi sono serviti a riavvicinare la gente e tanti giovani ai colori amaranto, un patrimonio che ci ritroveremo. Questi dunque i motivi, però non bastano per fare il salto. Serve aggiungerci un ultimo sforzo in campo e sugli spalti, uno sforzo per prendersi 4 punti che darebbero il giusto lustro a quello che di buono c'è stato in questa stagione. Il Livorno torna in Serie B. Subito le immagini del fischio finale, della festa, di quello che accade al momento che c'è la certezza di essere tornati nel campionato cadetto. Il Livorno pareggia 1-1 con la Carrarese, ma contemporaneamente il Siena perde in casa contro il Piacenza e quindi il vantaggio degli Amaranto, che è stato amplissimo nella prima parte della stagione e poi si era ridotto praticamente a niente nella seconda, è tornato sufficiente per gioire. Anche questa partita per gli Amaranto era cominciata con una doccia fredda, con il gol di Cais che aveva insomma messo paura al pubblico. Contemporaneamente arrivava la notizia però dello svantaggio del Siena. Il Livorno ha cominciato ad attaccare e proprio allo scadere del primo tempo è arrivato il gol di Daniele Vantaggiato per il pareggio, per l'1-1 e poi la corsa sotto la curva nord. Nel secondo tempo il Livorno ha badato soprattutto a non subire il raddoppio e poi ha controllato, ha cercato anche di trovare il vantaggio, ma contemporaneamente è arrivato il gol del Piacenza a Siena, il 2-0, e a quel punto è cominciata la festa. Thank you.
sometimes I feel like it. Lo spettacolo, vedete, questo pubblico che meritava la Serie B, ebbene Serie B sarà. È un grandissimo pubblico che non meritava la Lega Pro. Eccoci, abbiamo vinto questo campionato dopo tante sofferenze. L'abbiamo perso tre volte, abbiamo avuto tre occasioni, alla fine l'abbiamo vinto. Ho un fuoco dentro e ce l'avevo già dalle due, sono stato tre ore in campo con la testa fra le mani perché speravo questo, è avvenuto, che posso dire, io sono innamorato di questa città e spero di rimanerci. È un'emozione unica e sono contento matto. E poi da protagonista, tante presenze, l'ideale per crescere. Anche perché è stato un campionato difficilissimo, non è stato facile vincere. Sembrava molto facile all'inizio, poi si è complicato un po', però meritavamo noi. Sono contentissimo, mi sembra quasi che fosse la prima volta. In bocca al lupo. Complimenti a Mario Porcellini. Allora, questa gente è qui, l'hai vissuta con queste stampelle, però questa promozione è tua. Sì, no, è una cosa indescrivibile, non pensavo di poter vivere queste emozioni. Sono commosso, sono felice, non lo so nemmeno io. Questa è la festa del Livorno. Grazie. Questa è la festa del Livorno. Grazie, grazie. Il piatto decisivo, tanti gol, forse siamo al tuo record di gol. Sì, sì, quasi, però l'importante era vincere. Oggi siamo stati bravissimi anche nel momento che la Canarese è passata in vantaggio, siamo stati bravi a recuperare la partita. Sono emozionatissimo. È uno spettacolo questa gente, questa vittoria fatta, sofferta. Sono orgoglioso di essere stato allenatore, di essere allenatore del Livorno, di aver ridato la categoria che merita questa gente, e secondo me questa gente merita molto di più della Serie B, ma oggi è una grande festa per Livorno e io sono orgoglioso di essere anche Livorno, mi sento livornese oggi, mi sento livornese. Una liberazione per tutti, se lo meritano tutti questa gente, questa Serie B. Grazie a tutti, alla squadra, al mister e ai tifosi, a tutti. Un'emozione incredibile, la volevo vivere con i miei compagni perché è stato un anno fatto di sacrifici, un anno difficile. Credo che ce lo siamo meritati tutti, quindi era il minimo, ecco, quello di stare tutti insieme, di viverci questa festa, e lo volevo fare insieme a tutti quanti. Un momento più difficile, beh, sicuramente dopo gennaio che c'è stato quello lì, ma ero sempre stato convinto che ce l'avremmo fatta perché abbiamo grandi valori, siamo stati grandi ragazzi tutto l'anno e meritiamo questa Serie B. Penso che il momento decisivo sia stato in queste ultime partite, dove siamo riusciti a dimostrare di nuovo a noi stessi e soprattutto alle dirette concorrenti che eravamo più forti. All'inizio non credevo di fare tutte queste partite, per fortuna con l'aiuto di Luca, con l'aiuto del mister, ci siamo fatti trovare pronti e è andata bene. Penso che vincere il derby sia stata un po' la svolta di questa stagione. Meno male, adesso pensiamo solo a far festa. Era due anni che aspettavo questo momento, perché io la retrocessione in C non l'avevo digerita, da capitano dovevo riportare questa squadra almeno in Serie B. Ora godiamoci questa vittoria, poi penseremo al prossimo anno. Un campionato forse si può dire vinto due volte, perché avevamo vinto già nel giro d'andata, secondo me, poi siamo complicati la vita da soli. Però siamo stati bravi, perché Alessandro dell'anno scorso ci insegna che di attaccare la spina non è facile, e quindi ce lo godiamo al 100%. Ce la siamo proprio meritata, ci hanno dato una mano sugli altri campi, però alla fine non so quante giornate siamo stati in testa, quindi credo che nessuno più di noi se lo meriti, è giusto che questi ragazzi qua possano festeggiare. Siamo felici e adesso dobbiamo solo festeggiare, è una cosa meravigliosa. Senti, questa squadra ha sofferto, però ha saputo soffrire nella maniera più intelligente, tenendo botta. Eh sì, ma è il modo migliore per soffrire, è quello, ricompattarci, stare sempre uniti, compatti e dare sempre il meglio, ce l'abbiamo fatta. Credo che più bello di così non poteva essere. Oggi sono arrivato anche a 50 gol in campionato col Livorno, quindi è stata una giornata troppo bella per me. Quindi
meglio di così non potevo chiedere. Sono momenti difficili, però noi come gruppo e come squadra siamo andati sempre avanti, che veramente è merito del gruppo, non abbiamo mai mollato e il campionato è giusto che lo portiamo noi a casa.